Buongiorno, siamo a Rodi in Grecia e questo è praticamente il secondo giorno, ma siamo arrivati ieri stanchissimi, quindi ho iniziato a filmare questa mattina perché tutti mi chiedete di cominciare di nuovo con i vlog, quindi eccoci qua, almeno adesso che siamo in vacanza. Questo è tutto l'ambaradan di roba che abbiamo preso, poi ci faremo i panini e questo è Tomas che si sta già lanciando sul croissant con la cioccolata. Tra l'altro Tomas ha questa nuova pettinatura che, insomma, fateci sapere che cosa ne pensate. Tomas, cosa dici tu? Sei soddisfatto del taglio che ti ho fatto? Molto, molto estivo. Molto estivo. Bene, e questa è la splendida vista che abbiamo. Volevo sedermi all'aperto proprio per stare vicino a questa vista splendida, anche se quanti gradi ci saranno? 33. Già alle 9 e mezza di mattina. Sicuramente sì, 34 anche forse. 34. Insomma, caldo, dai. Sì. Caldo, bene. Buon appetito ragazzi, noi ci vedremo dopo. L'importante è di notte, che di notte qua la temperatura non cala. Sì, infatti. Cioè sempre sui 28, 30 gradi. È vero, strano, però bello, dai. Bello, sì. Buon appetito. Allora, Tomas per la prima volta sta assaggiando lo yogurt greco e notare le espressioni schifate perché dice che... Come si dice chisse in italiano? Così c'è acido. Amaro. Amaro, no, è acido. Beh, in effetti lo yogurt greco è tipo acido, però è amaro, però. Gli ho detto che fa bene e loro si sta sforzando. Certo, te l'ho preso alla fragola, pensa a quello bianco che ho mangiato io. Quindi non ti piace lo yogurt greco, abbiamo appurato. Meglio quello della Müller. Perché a te piace? Sì, è buono. Poi quando ti ci abitui... Beh, Müller è migliore. È Müller. Facciamo la pubblicità a Müller. Crema di yogurt Müller. Fate l'amore con il sapore. No, prima di yogurt Müller io mangiavo sempre il Yomo. Yomo. Sì, anche Yomo è buono. Alla fragola. Ancora a finire la frutta. Abbiamo bevuto la cioccolata calda perché dovete sapere che né io né Tomas beviamo caffè, quindi quello che ordiniamo per colazione è sempre solo cioccolata calda. E poi qui ci siamo presi tutti i salumi, che ci faremo qualche panino. E lì c'è ancora un po' di budino al cioccolato che era buonissimo, ma non ce la facciamo a finirlo. E qui ho succo di pompelmo e lui ha preso quello alla mela. Non è che non ce la facciamo a finirla, tu l'hai finito, io l'ho lasciato. Sì, è vero. Beh, insomma, adesso non serve puntualizzare. Comunque, fa un caldo assurdo, ma per stare vicino al mare stiamo soffrendo come degli animali. E questa è la spiaggia in cui siamo stati ieri, che praticamente arrivi giù dall'hotel ed è di fronte. Ma oggi volevo andare a vedere un'altra spiaggia, però dovremo vedere... Ah, questa è la foto che ho messo proprio adesso della vista su Instagram e sto snapchattando, tra l'altro, quindi se volete seguirmi su Snapchat è Nicole Hussel, ve lo scriverò in sovraimpressione così sapete come trovarmi, perché Kiss & Makeup 01 già era se lo sono sgraffignato praticamente. E la spiaggia che volevo andare a vedere, comunque, l'ho persa, devo ritrovare la spiaggia che volevo andare a vedere. Comunque io ho mangiato lo yogurt che me l'hai dato tu, ho mangiato tutto, guarda. Sì, bravo. E il verdetto? Non è il massimo. Vabbè, domani niente yogurt. Direi di no. Poi io finisco sta frutta e poi andiamo, dai, voglio andare al mare. Andiamo al mare o in piscina? Al mare, ovviamente. Ah, bon. Ieri siamo stati in piscina perché dovevamo aspettare che la nostra camera fosse pronta, quindi già che c'era qua. Sì, ma in piscina siamo andati. Attenzione. Attenzione. In piscina la cosa più bella è la temperatura dell'acqua. Sì, è vero. Veramente sono per 30 me, gradi. Cioè per me è anche troppo calda l'acqua, comunque. Cioè tipo un brodo, cioè entri e sei tipo che nuoti in un brodo, sì, di mini stracaldo. Sì, sì, però non c'era tanta gente, era poca gente. Sì, è vero. E beh, perché vanno tutti al mare. Vanno tutti al mare, infatti era super. C'eravamo solo noi che aspettavamo che ci preparassero la camera, perché qua in Grecia tipo il check-in è tardissimo, tipo alle 2. Cioè in tutti gli altri hotel quando arrivi alle 9 di mattina ti danno subito la stanza, anche alle 7, qua invece alle 2. E quindi però figo, perché boh, siamo stati in piscina, ce la siamo spassata
E oggi volevo andare a vedere quest'altra spiaggia di cui naturalmente non mi ricordo il nome perché è tipo impronunciabile, perché questa qua sotto ha la sabbia abbastanza scura, tipo marroncina così. Siccome io amo le spiagge bianche, so che c'è una o altre due spiagge qua a Rodi, tra l'altro anche nelle vicinanze, di sabbia più chiara, quindi volevo andare a vedere quelle, sì, se riusciamo, poi boh, vediamo dai se c'è un bus. Sì, ma questa ha sotto, quando si entra in acqua, anche tanti sassolini. Sì, è vero, è vero. Cioè, sembra i sabbia. Metri, i primi 2 metri sono, è vero, sassolini. I primi 2 metri sono sassolini minuscoli che sembra sabbia, ma non è sabbia. Sì, sì. Sono proprio sassolini. E ieri abbiamo visto, cosa abbiamo trovato? Io ho trovato una stella marina così piccolina, ma non l'ho portata neanche fuori dall'acqua per fare una foto. L'ho lasciata andare subito perché insomma non volevo ucciderla, povera. Poi abbiamo trovato delle conchiglie fichissime, però erano abitate da questi tipo piccoli granchietti. E siccome mi dispiaceva uccidere pure loro, praticamente non ho trovato neanche una conchiglia carina, erano tutte occupate da questi piccoli granchietti, come si chiamano? Una volta sapevo come si chiamavano, boh, non lo so. E comunque qua è anche pieno di libellule, il che mi ricorda tantissimo Amsterdam. Non so se la vedete, ce n'è uno che sta svolazzando in giro. Il che mi ricorda tantissimo Amsterdam perché avevo un sacco di libellule a casa, specialmente quando avevamo tipo quello stagnetto, se vi ricordate, tipo una fontanella. E vabbè, io continuo a mangiare sta frutta così poi possiamo andare al mare. Dovete sapere che parte dell'esperienza di questo hotel è perdersi nei meandri dell'hotel stesso, perché sostanzialmente ci sono tipo 76 ascensori, 40 rampe di scale, e trovare la tua stanza è un po' come un gioco labirintico che noi ogni giorno dobbiamo affrontare. Questo sarà già tipo il terzo ascensore che dobbiamo prendere, eccolo qua, però quantomeno c'è sempre questa vista splendida che ci accompagna. Ce l'abbiamo fatta, raggiunta la stanza dopo 3 ascensori e innumerevoli rampe di scale. Vi facciamo vedere la stanza, che in questo momento è veramente un casino, ma dovevano ancora passare a rifarla. Vabbè, questo è il bagno, insomma, con la vasca, con vista sulla stanza. C'è anche la tenda che si può abbassare, ma noi l'abbiamo alzata perché così è più divertente. Qui c'è tipo un armadio. E qui mini bar, roba per il tè, il caffè, e poi qui c'è appunto il letto, che in questo momento sembra che non lo so cosa gli sia successo, ma la cosa più figa di tutte è il giardino, che noi avevamo preso vista mare, ma non sapevamo di avere anche il giardino, e qua torniamo sui 50 gradi centigradi, ed è questo. Grazie Tomas che mi hai chiuso fuori, molto simpatico, ciao. E qui sono le cicale che cantano, che è splendido, mi sento sempre in vacanza quando sento le cicale. E qui questo è il giardino splendido, splendido dell'hotel. Lì in alto ci sono tantissime altre stanze, palme ovunque. E lì c'è il mare per andare in spiaggia, basta uscire di là. Adesso torniamo dentro, mi cambio e poi andiamo direttamente in spiaggia. Cosa dici tu? Andiamo in spiaggia? Assolutamente sì. Allora, noi siamo usciti dalla nostra stanza, che è questa, nel labirinto di questo hotel, 3005, e adesso dobbiamo trovare la spiaggia praticamente. Okay, allora, raccontaci intanto come si fa per raggiungere. Intanto notare che sia io che Tomas abbiamo gli occhiali da sole anche all'interno, perché abbiamo detto siamo in vacanza, quindi noi non li togliamo. Allora, ok. Allora, qua siamo al terzo piano. Ed ora scendiamo. No. Sì, terzo piano. No, zero. Ok, la cosa sbagliata. Siamo allo zero. Non è che io lo sapevo. Adesso dobbiamo al terzo, andare al 3. Al terzo. Ma okay, sei sicuro? Sì, sicurissimo. Ok, vedremo, vedremo. Niente. It was a big inculation. Non so se lo taglierò questo. Beh, comunque, adesso dobbiamo ritornare giù allo zero, che ci siamo resi conto che stavamo salendo. Allo zero dove siamo partiti. Esatto. Perché ci siamo resi conto che stavamo salendo, invece il mare naturalmente non sta su. E quindi, ok, siamo tornati. Adesso dovremo incamminarci. Incamminiamoci. Oh, sorry. Bene. Secondo me dobbiamo andare da questa parte. All'infuori. All'infuori? Sì, andiamo all'infuori. A destra, anzi a sinistra. A sinistra. Qui ci sono altre stanze. E si questo va. Hotel sembra piccolo ma è enorme.
Va avanti, all'infuori. All'infuori? Penso che quei due ragazzi oggi siano licenziati, comunque. Primo casino. Poveri. Allora, cos'era primo casino? Tra l'altro quella è la nostra stanza? No, dov'è? Sì, questa prima. È la seconda. No, la seconda? La seconda, quella là è la nostra stanza. La colorazione bordeaux. Bene, noi abbiamo già preso un ascensore per venire fuori dalla nostra stanza. Allora, qui adesso. Questi fiori sono splendidi. Notate? Che cosa? Il taglio degli olivi. Sai che io non avevo capito questo che erano olivi? Figata, eh? Dovete sapere che Tommaso ha tipo una passione per gli olivi. Io ho fatto la tesi di laurea negli olivi. È vero. Comunque dovete sapere un'altra cosa, che Tommaso lavora in ufficio, ma lui quello che gli piace fare di più è il giardinaggio. Di la verità. Sì, non solo il giardinaggio, diciamo sono sempre stato un forestiero. Un forestiero? Un forestale. Un forestale? Tommaso voleva entrare nella guardia forestale. Sì, questo è il mio lavoro preferito era questo. Ah. Mai fatto. Vabbè. Licenziati domani. Non credo ti convenga. Comunque, qui. Questi sono i deliri da vacanza, credo. Comunque, qui c'è questo splendido mare. E qui abbiamo raggiunto l'altro ascensore. E lì c'è la spiaggia. Tutu. Io noto molte zone. È arrivato l'ascensore, credo. Tante zone, sì, che sono in costruzione, tipo quella in costruzione, però in costruzione. Ma c'è un sacco di roba in costruzione, infatti c'è un sacco di roba in costruzione, ma non finiscono niente, nulla. Ma strana sta cosa, non ti pare? Secondo me è questione di soldi. Sì, beh, probabile, però cioè tutti iniziano, nessuno finisce. Però anche in Italia si fa sta cosa. No, non proprio come qua. No, non come qua. Cavolo, qua costruiscono dappertutto e poi resta a metà. Sì, abbiamo visto tanti cantieri ma totalmente abbandonati, perché vedete che non ci sono lavori, non ci sono gru, operai, niente. Forse in estate non lavorano. Boh, scrivetecelo se lo sapete. Eccoci. Presumo zero. Presumo. No, adesso zero sarà più 3, dovremmo andare a meno 6. Quindi zero sarà giusto. Adesso dobbiamo trovare posto sotto l'ombrellone, perché è praticamente tutto pieno, perché mettersi sulla sabbia non è fattibile, è bollente. Comunque ci sono un po' di onde oggi, ma il mare sarà comunque bollente. E guarda che bella vista lì. Cosa sono quei? Non sono monti, sono tipo mini montagnette. Allora, a parte che devo dire il culo che noi abbiamo avuto a trovare questi due ombrelloni, perché un signore e una signora sono andando proprio dal posto più figo che c'è sul mare, e quindi abbiamo trovato proprio subito vicino agli scalini, lì praticamente c'è l'entrata del nostro hotel. Guardate che meraviglia, c'è un po' di brezza estiva leggera e si sta da Dio. Io naturalmente ho scelto l'ombrellone all'ombra e quello di Tomas sul sole, perché dovete sapere che Tomas è fissato con la bronzatura. Racconta ai nostri amici a casa che tipo di crema stai mettendo? Allora, non sto mettendo io, me la sta mettendo la Nicole. È vero. Sì. La crema di protezione 50. E tu sei soddisfatto? Anzi, scusa, 50 più. Ecco. E praticamente... Ma tu una volta cosa ti mettevi? Infatti. Io non ero soddisfatto nel sapere che mettevo una crema 50, ma dopo ho visto che comunque la crema dà i suoi risultati. Praticamente testimonianze di uno che era fortemente contro la 50, che si metteva olio solare protezione 2. Protezione 2, 4, 6. Ah beh, allora. Sì, questa 6 era la più alta. Questa era le mie creme erano queste. Mamma. Adesso mia. Invece sto biondo usando con la gli 50, occhi azzurri. 50 più. Bravo. Che non è non brucia, no, per niente. Sì. Cioè io non brucio. Non, cioè brucio non ti bruci, sì. Ecco. Non ti scotti. Ma comunque mi abbronzo, non molto velocemente, però comunque mi abbronzo. Yes. E sei soddisfatto? Sono soddisfatto. Evviva! Sì. Te l'avevo detto io. No. E tra l'altro c'è una mia cara amica Valentina, salutiamo Valentina, ciao Valentina.
dermatologa ed è lei che mi dà tutti i consigli eccetera, e quindi l'ho fatta. Lui mi dice perché io mi metto le 6 al mese, invece che comincio con le 6 e poi gradualmente vado a 0. Io con gli occhi chiari ho detto no, ti rovini la pelle. Io ho fatto fare la ramanzina da Valentina, la dermatologa, che ha detto tu devi metterti le 50 più fino a quel giorno. Ascolta sia lei che me. La questione è che a casa mia, diciamo, sono tutti che si abbronzano al massimo senza mettere nessuna crema o addirittura olio al limite. Però devo dire che tua mamma, anche lei mi sta ascoltando. Sì, adesso sta mettendo la 30, sì, lei ha gli occhi scuri, può mettere un po' meno. Ma io sto dicendo che persone tipo mia nonna, mia zia, cioè si abbronzano in pieno. Con olio, senza protezione. Anzi, secondo me anche senza olio. Ragazze, noi lo sappiamo. Noi sappiamo, quindi non diciamo niente. Proteggetevi. Bene, io direi di andare a tuffarci il mare. Cosa dici? Sono d'accordo. Tra l'altro ci siamo fatti anche i panini stamattina a colazione, abbiamo due panini a testa, ganzissimi, che abbiamo nascosto uscendo con molta nonchalance sotto il cellulare, in mano qui e io ho anche salutato i cavalieri. Bye. Sì, è giusto. Bene, tuffiamoci in mare. Ciao. Da Dio, qui abbiamo il nostro ombrellone in prima fila vista mare. Stiamo tornando dalla spiaggia, non so che ora sia perché il mio cellulare è morto e quello di Tommaso è rimasto in camera. Secondo noi saranno circa le 6. Sì, circa. Confermi? Circa saranno le 6. Fuori il tempo è ancora splendido, come ogni giorno abbiamo scoperto qui in Grecia non c'è mai manco una nuvola. E adesso si ripresenta il problema degli ascensori che non si sa dove portino. Adesso siamo zero, io credo 3. Anch'io. Perché la maggior parte è 0-3. Poi Tomas si guarda sempre allo specchio quando c'è uno specchio. Dovrete sapere che Tomas è peggio delle donne. No, io mi sto guardando allo specchio perché, sì? Perché con i capelli corti sto guardando se mi sono ustionato. Un pochino sì, guarda che sei rosso. Io non pensavo, però anche con 6 mm un po' ti ustioni. No, niente, ci siamo sbagliati, dovevamo andare al quarto. Però anche ieri abbiamo fatto terzo. Guarda che bella vista qua. E adesso praticamente, stavo dicendo, andiamo al quarto, l'ultimo piano. Ecco, ok. E adesso stavo dicendo che io ho preparato un video prima di partire, i miei capelli sono osceni, ho preparato un video prima di partire e l'ho editato in aereo, ma adesso mi manca ancora qualche scena, qualche effetto speciale, qualche musichetta, quindi spero di riuscire a completarlo per poi cercare di caricarlo domani, anche se non so qui il wifi se è veloce o meno, perché lo sto usando. L'albergo, sono. Eh sì, è molto bello, è molto bello questo albergo, devo dire. E quindi sì, vedremo come sarà con il wifi. A me piacciono un sacco questi fiori. Sono troppo belli. Se ce n'è uno aperto, sono troppo belli. E ce ne sono tantissimi qua sull'isola. Abbiamo trovato la nostra stanza. Tra l'altro questa volta ci siamo sbagliati solo una volta, il che è un grosso miglioramento rispetto a ieri, che veramente ci siamo persi e dovevamo chiedere indicazioni agli altri. Comunque la stanza è stata rifatta, il letto non è più un casino e lì Tomas si sta facendo la doccia e io nel frattempo mi metto a finire l'editing di questo video. Queste sono le cuffiette perché ho dimenticato a casa quelle mie, quindi sto usando quelle di Tomas. E vedremo com'è, perché ero gasatissima, sono riuscita a filmare un video prima di andare, appunto prima di partire per Rodi. E non ci speravo, ma ci sono riuscita. E poi in aereo Tomas dormiva, io ho fatto 2 ore e un quarto di montaggio e quindi spero vivamente di riuscire a caricarlo da qua, anche perché poi volevo caricare anche qualche vlog, quindi speriamo che il wifi collabori. E siamo a cena con questa vista meravigliosa, credo che stavolta ci abbiano dato il tavolo più bello, perché siamo veramente
su quest'angolo e davanti a noi c'è il mare. Soffia un po' di vento, quindi non fa caldo. Stiamo molto bene. Ecco. E Tomas ha preso, allora, questa è una specie di patata bollita con il formaggio, è una cosa buonissima e l'avevo mangiata in Grecia anni fa quando sono stata a Ios. Questo è formaggio. Quello è formaggio, dovete sapere che Tomas ha una passione per i latticini, sì. Sfrenata. Poi, cos'è? Pesce? Questo è pesce, sì. Pesce con verdura. E questa roba cos'è? E questo è... pomodori ripieni? Sì, penso con feta. Buono! Altro formaggio. Sai che questa potrebbe essere una bellissima foto? Se la scattassi adesso, proprio bella. Oggi sto facendo un sacco di complimenti a Tomas, poi con questa pettinatura mi piace un sacco. Gli ho fatto scegliere questi Ray-Ban che con le lenti blu gli stanno da Dio, commentate se è vero. E niente, io invece ho preso gli, non sono spaghetti, queste sono linguine, frutti di mare, anzi bavette direi io sono. Stavo cercando di snapchattare eccetera, alla fine non mi sono truccata perché non avevo voglia e, anzi, insomma, diciamo che ho perso un sacco di tempo per cercare di far funzionare internet in stanza che non funziona, quindi dovrò andare a montare i video probabilmente a caricare i video probabilmente dalla reception. E anche da qua purtroppo il wifi non va, quindi non riesco a snapchattare, instagrammare, non riesco a fare niente, ma se non altro mi sto godendo la cena, quindi credo che non sia proprio una grossa perdita. Siamo arrivati al dolce, che qui è la fine del mondo. Allora, io ho preso un mini creme caramel, poi questa torta con la crema, poi questo mini cestino con la cioccolata, un macaron e un marshmallow piccolo. E Tommaso ha preso due palline di gelato alla vaniglia con salsa di cioccolato, spicchi di cioccolato, cocco grattugiato, che ho preparato io modestamente da buffet, e poi due macaron, perché dovete sapere che oltre alla mania del sushi ho passato a Tomas anche la mania dei macaron ed è un estimatore anche lui. Sì, molto buoni. Infatti prossimamente andremo a Parigi e ne mangeremo tanti dalla Durée, già ne abbiamo parlato, e poi ho preso la Macedonia che non credo di riuscire a mangiare, comunque io l'ho presa, vedremo. E nel frattempo il sole è tramontato, ma c'è ancora questa luce splendida e noi ci godiamo anche tantissimo tantissimo questa vista. Tomas è in déshabillé e quindi non lo posso filmare, ma vi dirà la buonanotte anche lui, sulla voce. E cosa abbiamo fatto dopo cena? Allora, siamo andati in spiaggia a fare una passeggiata, ma siccome è proprio buio alla spiaggia non ho portato la videocamera perché sapevo che non si sarebbe vista una cipalipa. E poi niente, ci siamo messi sulle sdraio e abbiamo guardato le stelle cadenti, perché oggi e domani, se non sbaglio, sono le serate in cui se ne vedono di più e io ne ho viste 7. Tomas, quanto ne hai viste? 2. Perché? Perché Tomas si è appisolato, diciamo la verità. E beh, capiamolo. Caldo, suono delle onde che frusciano, suono dei grilli e il suono di Tomas che russa. Ah sì? Sì. Io però ne ho viste 7, quindi sono molto soddisfatta, ma magari domani sarà il contrario. Io mi addormenterò e tu ne vedrai 30, tipo, vedremo. Ti do la buonanotte. A domani con un nuovo vlog, spero di riuscire a caricarli perché veramente la linea internet qui è veloce dove prende, ma non prende quasi da nessuna parte, quindi questo è il responso. Buonanotte, un bacione, a domani, ciao! Buongiorno a tutti, sono tipo le 9:15 e noi siamo ancora stanchissimi perché siamo andati a dormire alle 3. Siamo come al solito cercando la via per il ristorante. Oggi Tomas ha detto che mi guida lui. Guido io oggi. Abbiamo già passato il primo ascensore e adesso ci stiamo dirigendo verso il terzo. Ce l'ha fatta? Ce l'ho fatta, sì. Al ristorante colazione. Cosa facciamo? Ci sediamo fuori oggi? Beh, ovvio. Sì? Mm. Eccoci qua, anche questa mattina abbiamo una vista stupenda. Vero, Pupetto? Certamente. Certamente. Vabbè, dobbiamo andare. E guardate anche i miei occhiali, gli occhiali della Nicole. Ti piacciono? Super. Li abbiamo presi in aeroporto prima di partire. Molto vacanzieri. Molto sì. Stiamo andando in Grecia. Pensate che noi siamo partiti alle 2:15 di mattina e io avevo cappellino di paglia che ho fregato Tomas, occhiali da sole alle 3 di notte. Perfetto. Comunque è vero. Poi questi occhiali te li ho consigliati io e mi piacciono tanto tanto tanto. Che il blu è il tuo colore.
Vabbè, adesso mi sa che è meglio se ci alziamo, perché abbiamo ordinato il cioccolato calda, ma bisogna andare al buffet. E basta. Mi pare che la porta non la cioccolata. Sì, la cioccolata sì, adesso dobbiamo andare noi a prendere. Ho preso, allora abbiamo preso cioccolata calda, tutti e due, un sacco di croissant con la Nutella, che piace a Tomas. Sì. E poi frutta, ho preso le ultime pesche che c'erano, non ce n'erano altre. E poi yogurt greco con miele. Io ho preso succo al pompelmo e per Tomas succo alla mela. E per Tomas niente greco, niente yogurt oggi, visto che ieri dicevi che non ti piace. Dovete sapere, ragazzi, specialmente giovani, che la droga è una cosa brutta. E adesso vediamo una persona in balia della sua dipendenza da galatine. Quante ne hai mangiate? 3. Dovete sapere che la dose di Tomas non riesce mai ad essere minore di 3. Cioè, 3 è il minimo. Allora io. E poi le mangio di nascosto. Le mangio di nascosto quando pensa che io non lo veda e sta là, se le nasconde, se le mangia. Allora, io ho mangiato, sono riuscito a mangiare anche nella mia storia, anche tutto il pacchetto in una volta. Eccola! Che brutta cosa, ragazzi, che brutta. Non fate come Tomas. Come ti sembra? Super. Super, vero? Stanca un po' il sole e il mare, vero? Nel senso che poi tipo ti viene l'abbiocco sulla strada. No, ma se dormivi fino a 10 minuti fa. Sì, ma non stanca. Non stanca. Io dormo perché dormo. Ah, ecco. Beh, anch'io dormirei perché dormirei. No, ieri mi sono addormentata anch'io. E oggi invece resisto. E ho pensato, perché alla fine abbiamo fatto 2 giorni, entrambe le giornate siamo stati qua, che è proprio la spiaggia privata dell'hotel, ma dicono che sia comunque tra le più belle dell'isola. Quindi questi 2 giorni ci siamo riposati, siamo rimasti qua. Infatti il nostro hotel sta praticamente là, quindi dobbiamo prendere 76 ascensori, 5 rampe di scale e poi arriviamo in spiaggia. Ma domani vorrei andare sulla spiaggia di Lindos, che sta praticamente, non so se si vede nella videocamera lì, c'è una specie di scogliera, piccola scogliera, e poi dall'altra parte c'è un'altra spiaggia con la sabbia, proprio come questa, che appunto si chiama Lindos Beach ed è molto conosciuta e sembra che sia molto molto bella. Siamo a cena, purtroppo però non abbiamo il posto fichissimo di ieri, che era proprio laggiù vicino al mare. Adesso siamo proprio al centro della terrazza. Come ti sembra? Molta gente oggi sì, veramente, perché domani è Ferragosto, credo, quindi c'è il pienone. E io mangio la pasta perché amo la pasta, ma poi passerò anch'io al pesce spada, credo. Altra cosina che ho preso, la pasta non è proprio il massimo, quindi ho preso patate arrosto, crocchette di patate, e questo è lo stesso filetto che ha preso Tomas e che ha già finito. Era buono? Non male. Non male? Bene, adesso lo assaggio anch'io. Questo è pesce spada con il limone. Tomas voglio rasarsi a 0, nonostante abbia 6 mm fatti da me modestamente, la perfezione notare. Lui vuole rasarsi a 0 e io sto continuando a dirgli no. Tu hai i capelli, per favore, tieniti. Cioè, non sei carico, quindi no, io farei 3 mm. Per me sei perfetto così, lo lascerei così. Tanto già so che poi mi convincerà e dovrò tagliare 3 mm. Intanto io anche mi sono reso conto di un'altra cosa. Che se io ti dico che taglierò 3 mm, tu mi dici non tagliare, non tagliare, non tagliare. Quando taglio invece ti piace. Sì, per questo era così. Stavolta è vero. Beh, comunque, facciamo vedere che cosa abbiamo preso per dolce. Sono dei dolcetti non definiti. Non sappiamo che cosa sia. Sono, allora, io ho preso questa coppetta, cacao e crema, non lo so. E poi ci sono tipo questi lecca lecca al cioccolato, dolcetti al cocco e questi che non so cosa siano. Musica te, vero? Sì, dai, sempre sono bravi. Questa canzone è mitica. Mitica. Siamo tornati in stanza, sono 2:30, quindi è meglio che corriamo a dormire, altrimenti domani non riusciamo ad alzarci in tempo per la colazione. Quindi io vi do la buonanotte, vi mando un bacio gigante. E a domani sempre da Rodos. Rodi, ciao. Buongiorno anche oggi da questo splendido
paradiso, è un paradiso praticamente, perché si sta veramente benissimo e non vogliamo più tornare a casa. Che cosa dici tu? Tommaso è sempre intento a mangiare tanto la mattina, diciamo che in generale quando si mangia a buffet Tommaso ci dà sotto, ma lui dobbiamo dire che ha una fortuna immane, perché lui non ingrassa. Cioè Tommaso è uno di quelli, odiamolo tutte quante assieme, perché lui può mangiare come una bestia praticamente e non ingrassa mai. Cioè, quindi, ed eccolo alle prese dopo la colazione dolce, anche con il salato, con due uova. Ti vergogni? Stai vergognando neanche un po', immaginavo. No, sono veramente buone le uova. Che carini. Siamo in taxi, stiamo andando all'Indos. Volevo assolutamente filmare gli asinelli, che ieri stavano portando una signora abbastanza cicciottella e stava soffrendo tantissimo quella povera bestia. Siamo in questo mercatino a Lindos City, abbiamo già preso un sacco di souvenir, dei vestitini bellissimi, ho preso che poi li farò vedere, e qui ci sono questi bellissimi vasi, queste anfore greche. Ne ho preso anche uno piccolino per casa, devo dire hanno delle cose bellissime. Poi ci siamo presi anche i braccialettini, questi. Questo è quello che ha preso Tomas, questo qua. E io ne ho preso uno praticamente uguale, però solo con una fila. Questo è un po' più grande, un po' più maschile. Molto carino. Tra l'altro sta in pandan, oggi sei tutto in blu. Sì, la borsa, le scarpe. Ti sta bene quella borsa, così così te la regalo. Però non credo che il pupazzo di neve c'entri molto. Non so che cosa c'entra. Belle queste cose però. Anch'io mi butto subito in acqua. Siamo tornati da Lindos, della cittadina di Lindos, che era molto carina, vero? Sì, sì. Ti è piaciuta? Sì, moltissima gente. Moltissima gente, tantissimi asinelli, poverini. Mi sono sentita un po' male per questi poveri asinelli, perché secondo me non li trattano tanto bene. C'erano stanchi, boh, non lo so, poveri. Sì, ma loro portano la gente su e giù, chi chiede. Sì, e secondo te li trattano bene? Così così, non proprio. Diciamo che non è che li trattano male, però non fanno niente di buono, ecco. Ecco, infatti. Comunque, adesso siamo tornati in hotel, ci siamo cambiati, ci siamo messi il costume. Abbiamo preso anche le pinne oggi, ta-dan! Siamo anche ritornati alla nostra spiaggia dell'albergo. Sì, adesso andiamo in questa spiaggia qua, che è la più comoda. La più comoda e anche la più bella, mi pare. Sì, il mare non è proprio il massimo, però almeno non è così affollata. Sì, sì. E Tomas mi ha regalato questo splendido vestito stile greco, turchese. Eccola qua la nostra spiaggia. Che bellezza. La mia vista in questo momento, il rumore delle onde, non c'è una nuvola, e dico una in cielo. Ombrellone di paglia. Tomas che si sta abbronzando sulla schiena oggi. E tanto mare, e io invece sto all'ombra. Siamo a cena. Da vista anche a cena. E qui c'è Tomas, altra splendida vista. È stupendo. Tomas si è ustionato le labbra ieri, povero, adesso gli fanno malissimo, quindi gli ho messo il burro cacao. Vedete ragazze, ci si ustiona anche con anche le labbra, quindi dovete stare attente. Io oggi zero trucchi, non so in che situazioni sono. E tu cosa hai preso? Tomas ha già ordinato, lui mangia pesce ogni giorno. Oggi il filetto di salmone. Però io invece vado al buffet. Ciao.